Allora, siamo qui con i membri, i lavoratori della cooperativa Il Giglio, che gestisce la manutenzione del verde cittadino, la manutenzione la manutenzione, la sorveglianza, la custodia della villa comunale e anche quella dei parchi cittadini. Loro dal mese di ottobre, precisamente dal 14 ottobre, sono disoccupati. In quanto cos'è successo? È successo che orientativamente a fine settembre è scaduta la gara d'appalto, l'amministrazione comunale Metta fece una proroga per 14 giorni, la cui scadenza era il 14 ottobre, per poi fare la seconda proroga fine espletazione di gara d'appalto, visti appunto i tempi lunghi, i tempi burocratici per una gara d'appalto. Il 14 ottobre, giorno della scadenza, si insediò la commissione prefettizia che non ha prorogato il servizio, quindi la villa chiusa, tutto il verde cittadino non curato e 36 lavoratori disoccupati. Adesso si sono riuniti qui sotto il Palazzo di Città in quanto hanno iniziato uno sciopero, della fame. E chiediamo subito le motivazioni. Allora, cos'è successo in questi giorni? Perché state facendo lo sciopero? Niente, è successo che dopo lo scioglimento sul comune, noi abbiamo parlato con il commissario prefettizio. Ci aveva dato tutte le sue raccomandazioni, le sue assicurazioni, non vi preoccupate, non vi preoccupate, voi non perdete il posto di lavoro, però siamo arrivati che sono passati 30 giorni e non si dice proprio niente, 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 zero porta zero. Ma avevano garantito di fare una gara d'appalto? Sì, ci avevano garantito di fare una gara d'appalto che a breve dovevano mettere il bando nel comune, però non è stato messo né bando né niente, niente, non hanno fatto niente. Noi siamo disperati. Abbiamo deciso tutti i lavoratori presenti di fare questo sciopero della fame per avere un nostro diritto, affinché non ci danno delle assicurazioni precise. Voi rimarrete qui fino a quando? Fin quando il giorno che ci dicono non abbiamo una risposta con le garanzie, sicure. Noi rimarremo qua finché non abbiamo una risposta concreta. Garanzie. E qual è la risposta che i commissari prefettizi dovrebbero Che dare? torniamo al posto di lavoro nostro. Che ci Noi ce ne garantiscono di andiamo di lavorare. qua fin quando non ci danno lavoro. Se non stiamo sempre andati qua, che noi stiamo 40 famiglie, stiamo a morire di fuoco. Noi a mangiare, ci servono i soldi, andate qua. Sono d'acqua e non ce ne sono. Nella villa comunale è caduto un albero. Soldi spesi, un albero buttato in mezzo alla strada. I bambini non possono giocare più. Ci hanno tolto i giochi i bambini. Le persone anziane. Persone anziane che vanno pisciando in mezzo alla strada, che stanno in mezzo alla strada a giocare alle carte. Questa è una vera vergogna. Togliendo un posto di lavoro ai lavoratori, questo è un vero crimine. Non le chiacchiere che si inventano loro. Qua c'è gente che ti paga un mutuo, chi ho da mangiare famiglia, chi te ne creato. E da la vela, hanno ammucato la vela, ma da vendere, la mennesco come qua da pre. Non mi ha fatto indossare la gola a falla da così, ma ho da vendere la mennesco. Per chi scassa di questo non vuole capire. non parlare di tutti i parchi, Ma quanti quello sacrifici usanza, abbiamo fatto. non credo di ciò, i sazzi che stanno di stop, non credo a chi scassa di ciò, che vogliono mangiare, che a questo muore in Quindi iniziate oggi lo sciopero Sì, della da fame. oggi, da oggi. Sì.